Ultimo minuto di gioco al Pala Bekiri di Piacenza. Bekiri in vantaggio 6-9-5-8 in questa finale di gara 4. Poco fa un fallo tecnico fischiato a Marulli, molto nervosa. Iesi in questa finale. La Bekiri vuole provare a vincere. Frasio attacca, poi marcia indietro. Attacca Tiberti in questo momento. La porta sotto le planche. Che c'è davvero? Gli cambia Frasio! È tutta la carica. Dietro adesso. Sei manca. Per questo chiesi l'ordine, ma la Becker è molto, 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 ancora molto vicino a gara 5. Dopo una grande prestazione in gara 3, vinta 99 a 91, che ancora si stanno vincendo anche gara 4, facendo rispettare alla grande il fattore campo, portando appunto questa sfida di quarti di finale playoff alla decisiva gara 5. Che ti giocherà mercoledì sera al Palasport di Jesi, Palatriccoli, per essere precisi, alle ore 20:30. Ma se diamo questi ultimi 47 secondi di gioco dopo il timeout, Jesi, che oltre a aver perso, diciamo, gara 3 e anche quasi gara 4, ha perso anche la pazienza in questo finale. Tanti falli, tante infrazioni gratuite da parte della formazione marchigiana, anche un fallo tecnico fischiato a Marulli. Insomma, sta finendo nel peggiore dei modi la formazione di coach Ghizzinardi, che adesso offre la ramanzina ai suoi in panchina, chiedendogli forse una maggiore concentrazione che non c'è stata questa sera. Molto meglio la Bekiri, dopo un avvio zoppicante, ha vinto meritatamente il secondo e il terzo quarto, allungando in maniera importante e decisiva. Siamo tornati in cronaca. Merletto tira da 3 punti da casa sua, veramente la tripla pescata dal cappello da parte di Merletto, riporta Iesi a meno 10, 38 secondi alla fine. Tuviero supera la metà campo in questo momento. Bekiri, che ovviamente adesso gioca anche col cronometro, può permetterselo la formazione di coach Salvemini. Iesi non fa fallo, quindi probabilmente si arrende la formazione marchigiana, che prova a rubare la palla. Non ce la fa, poi Raslo a lottare con Tiberti, sono falle che punisce Merletto. A terra Tiberti dopo un piccolo contatto con Raslo. Adesso tutti i giocatori intorno al proprio compagno per alzarlo dal parquet. Mi rialzo in questo momento, quarto fallo di Merletto. 17 secondi alla fine, c'è Rasi Lunetta per arrotondare questa partita, questo score, e portare tutto quanto in gara 5. E ribadiamo ancora una volta, si giocherà mercoledì sera alle ore 20:30 Palatriccoli di Iesi. Rasi Lunetta, stasera prestazione silenziosa di Rasi, fermato dai falli, comunque ha messo lì la doppia cifra, il giocatore argentino, con anche 4 rimbalzi. Storia finora Mastroianni con 14 e Maglietti con 14 a pari merito, mentre in casa Iesi 13 per Tiberti e Marulli. Sbaglia il primo libero Erasio, ha comunque un secondo tentativo per arrotondare lo suo avversario. 7-2-6-1, vediamo se Iesi attaccherà in questo finale. No, non lo fa, deve limitarsi a superare la metà campo. Finisce qua, gara 4 al Pala Sport di Piacenza, Carlo Bekiri. Bekiri vince 72-61 e forfa la decisiva. Gara 5, martedì sera.